Avigliana, provincia di Torino, 8 maggio 2011. Questo convoglio sta trasportando i rifiuti nucleari italiani provenienti dai depositi in provincia di Vercelli fino in Normandia, nel nord della Francia, nell'impianto di Lague, dove verranno riprocessati. Materiale radioattivo altamente pericoloso che viaggia per più di 1000 chilometri nella stessa linea ferroviaria dove transitano merci e passeggeri. Ecco come viene accolto il passaggio del treno da una parte di cittadini. Noi non ci opponiamo al transito dei treni nucleari, vogliamo che venga fatto nel rispetto delle leggi, come tutto quello che riguarda materie così importanti di sicurezza per i cittadini. E questo in Italia non avviene. Perché? Perché normative europee, nazionali e regionali prevedono l'informazione preventiva ai sindaci e ai cittadini. Invece attualmente questi transiti vengono fatti senza informare nessuno. In Francia tutti sono informati, infatti noi l'informazione dei transiti lo sappiamo perché lo sanno i francesi che ce lo dicono a noi, e invece noi non ne sappiamo nulla. Una domenica ero casualmente sui campi da sci in Francia e sono stata raggiunta da una telefonata di un ragazzo del movimento. Mi fa: ma tu ne sai qualcosa che questa sera passa un treno? No. Hai ricevuto qualcosa in ufficio? Dico: no, non ho ricevuto nulla. Però prova a sentire il comune vicino che ha la stazione, contattare il comune di Bruzzolo. Neanche Bruzzolo aveva avuto notizie, neanche Borgone ha avuto notizie, Villar Fochiardo ancora meno. Quindi non abbiamo saputo assolutamente nulla se non dai cittadini. E quindi sono loro che informano noi di questo passaggio. Il Piemonte è il territorio maggiormente penalizzato dall'eredità nucleare italiana. La pattumiera nucleare italiana, la vera pattumiera, nel senso che qui c'è oltre l'80% dei rifiuti radioattivi di tutta Italia. Nel frattempo, le scorie continuano a viaggiare. L'accordo italo-francese del 2007 prevede che siano trasferite oltre Alpe 235 tonnellate di combustibile nucleare. Ma una volta finito il riprocessamento, le scorie dovranno tornare nel nostro paese, entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Quando questi materiali radioattivi torneranno in Italia fra 15 anni, verranno messi sempre qui, tant'è che sempre qui, lungo il fiume, sta per essere realizzato ed è già stato progettato, approvato ed appaltato il più grande deposito di rifiuti radioattivi che l'Italia abbia mai avuto. Per far fronte alla pericolosità dei viaggi, le prefetture piemontesi hanno preparato un piano d'emergenza che prevede 3 livelli di rischio. Peccato che l'obbligo di informare la popolazione scatti solo in presenza di allarme molto grave. Sembra assurdo che un sindaco non sappia di queste cose quando la pericolosità di questi passaggi è piuttosto elevata. Se io non so prima esattamente la data in cui passa il convoglio, come posso a dire ai cittadini: guardate, c'è questo pericolo. In questo stabilimento, adiacente alla stazione di Vercelli, arrivano i camion con le scorie per essere trasferiti sui vagoni ferroviari. Ma io ho già visto 4-5 spedizioni. C'è quella di febbraio, quella di maggio, poi basta. No, di più. Febbraio e maggio magari sono cose che si sanno, però ne fanno diverse. Dunque, l'ultima è stata fatta 2 settimane fa. Ne hanno fatte 4 già quest'anno. Sì. Comunque, li vedi perché è da sabato che qui iniziano a venire polizia, di tutto. Cioè qua diventa praticamente militarizzato. Qua non può più entrare nessuno. Contro questo vuoto di informazione, comitati ambientalisti, Movimento 5 Stelle, sindaci e cittadini comuni hanno presentato un ricorso al TAR. Abbiamo deciso di andare al TAR, in prima istanza al TAR Piemonte, chiedendo appunto che venissero sospesi temporaneamente, ovviamente, tutti i transiti, finché non venissero ripristinate le condizioni di legale informazione preventiva ai cittadini.